Ora il Teramo presenterà il ricorso contro la bocciatura Covisoc di venerdì sera e lo farà per il tramite della DCF Sport Legal con l'avvocato Cesare Di Cintio, ma i margini per spuntarla allo stato attuale sono ridotti al lumicino. Lo sono perché dagli ambienti della federazione la situazione del diavolo è definita come molto compromessa. Le mancanze sono state tante e soprattutto non è possibile in alcun modo integrare quanto presentato lo scorso 22 giugno. Per questo, visto anche il tempo risicato che manca per l'avvio della prossima stagione, c'è già da qualche ora in piedi il famoso piano B, quello che dovrebbe servire al Teramo in caso di esclusione il prossimo venerdì al Consiglio federale di poter partecipare al campionato interregionale. Nel frattempo, a proposito di documentazione mancante, come da missiva Covisoc inviata alla società biancorossa, il socio di minoranza ed ex presidente Franco Iachini fa chiarezza su quanto accaduto. Agosto 2021 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha disposto la sospensione di tutti i pagamenti rateali in capo a tutte le società di Serie A, Serie B e Serie C. Naturalmente il Teramo, come tutte le altre squadre, ha aderito a questa sospensione e la sospensione aveva efficacia fino al 31 di maggio di quest'anno. Allo scadere bisognava presentare una nuova richiesta di rateizzazione all'agenzia per le riscossioni, cosa che doveva essere fatto dagli amministratori in carica in quel periodo. Mi sembra che sia stata fatta dall'amministratore Massimo Chierchia subito dopo il suo insediamento. Quindi, come vede, quell'IVA è relativa al periodo del presidente Campitelli, perché per quanto riguarda tutto il periodo della mia gestione degli anni 2021 è stata regolarmente pagata. Quello che vorrei sottolineare è che alcuni elementi di questo club, del direttivo, non fanno altro che cogliere qualsiasi occasione necessaria per sollevare delle polemiche nei confronti del sottoscritto, e questo sicuramente duole e nuoce al bene della squadra. E tra l'altro non fa altro che allontanare tutti quei potenziali investitori che vorrebbero aiutare il Teramo Calcio, perché se un presidente si deve vedere attaccato ogni qualvolta per delle scuse assolutamente inesistenti e che tra l'altro non vengono neanche approfondite, perché questo che mi fa molto rammarico, la gente appena trova qualcosa deve subito attaccare. Ecco, bene, questo naturalmente non farà sì che al Teramo Calcio si possa avere una continuità da parte della massima dirigenza e di colui che investe su questa squadra.